Ciao a tutti amici e benvenuti sul mio canale. Queste sono le nostre olive che abbiamo fatto sotto sale. Ho pensato bene di fare un pane, un filone con le olive. Ho usato tre tipi di farina: farina tipo 1, tipo 0 e un po' di integrale. Ecco qua, le olive non le ho pesate, così le metto ad occhio, poi dipende dai vostri gusti. Questa è la pasta madre, sono 100 grammi. Rinfrescata e portata al raddoppio, l'acqua e adesso procedo. Non faccio autolisi, quindi faccio un impasto diretto, aggiungo l'acqua direttamente in planetaria, ne metto un po' e poi continuo, ne metto un po' per volta. Così vedo anche se ci vuole tutta, sono 420 grammi. Un'idratazione intorno al 70%. Bene, continuo a mettere acqua e poi aggiungo la pasta madre spezzettata. Questo è un pane che ho eseguito in una giornata, quindi ho fatto l'impasto la mattina. La pasta madre l'avevo rinfrescata la sera e poi ho infornato la sera, quindi in un giorno ho fatto il pane. Bene, finisco di mettere tutta l'acqua e metto il sale, forse anche troppo perché ci sono le olive che sono abbastanza salate, perché sono olive sotto sale. Ma voi se volete usate quelle già snocciolate, queste mie sono abbastanza saporite. Ok, ribalto l'impasto e faccio girare ancora un pochino, non molto, 10 minuti. Qui naturalmente come al solito ho tagliato. Ok, poi aggiungo le olive. Eccole qua, non vi ho messo il peso, ma insomma un etto e mezzo, poi questo va a seconda dei gusti, se ne volete di più, però poi magari influisce sulla lievitazione, specialmente queste mie che sono salate e umide perché stando sotto sale cacciano ancora l'acqua e quindi forse era meglio che le asciugavo un pochino in forno. Vabbè, le ho messe così, vediamo cosa esce fuori. Bene, faccio delle pieghe in ciotola, vedete, molto, molto appiccicoso ancora, eh? È abbastanza idratato. E poi lo copro, faccio due volte le pieghe, scusate, avevo dimenticato di ungere il recipiente e l'ho messo dopo, un po' d'olio, pochino, così le pieghe si fanno meglio. Ok, adesso ci siamo. Ecco qua. E adesso lo lasciamo lievitare, lo copro con la pellicola e lo lascio lievitare fino a che non vedo che aumenti, almeno che raddoppia un pochino. Quindi sono passate pressappoco 4 ore. Eccolo qua. Calcolate che qui a Roma non fa freddissimo, quindi anzi l'aria è molto umida, le temperature si sono alzate leggermente e quindi ha lievitato bene. Naturalmente se avete le temperature basse magari mettetelo dentro il forno con la lucina accesa, ma io non l'ho fatto, non è servito. Bene, ora lo metto sul piano di lavoro e faccio delle pieghe. Vedete, rimane molto morbido, molto idratato, forse ho messo più di 4,20 di acqua. Ok.
Faccio questi giri di pieghe come faccio al solito, ne faccio due, copro con a campana e lascio una mezz'oretta tra una e l'altra, come al solito. Ok, ci siamo. Vedete, sta facendo già qualche bolla. È rimasto molto, molto appiccicoso. Metto un po' di semola sotto, ma poca. Ok, adesso posso, dopo i due giri di pieghe, posso procedere a formare. Farò un filone. Potete fare anche una pagnotta voi, eh. Noi preferiamo il filone che c'è meno mollica. Qui ci venivano anche due filoncini più piccolini. Ok. Eccoci qua. Siamo arrivati al pomeriggio con i tempi. Ora ho messo la carta forno, così poi lo faccio scivolare direttamente su una teglia calda. Io non uso la pietra perché mi sembra che si sprechi tantissima, tantissima energia, quindi preferisco fare così, tanto vedo che viene bene. Magari ecco la pietra per la pizza, sì, per la pizza ci vuole, eh. Ok, poi stringo la carta e la fermo con una molletta in modo che il filone non si allarghi ai lati e mi controllo poi la lievitazione. A me ci è voluto un paio di ore, faccio la prova a dito, se torna su proprio lento lento è pronto, eccolo qua, si è gonfiato e vado ad infornare. Il forno è già a temperatura. A 240. Prima di infornare pratico dei tagli. Io li faccio così, ma voi potete fare anche un taglio centrale come volete. Dicevo, per la cottura, metto un pentolino, poi quando vedo che è cresciuto bene il filone, dopo all'incirca 20 minuti tolgo il pentolino e faccio cuocere ancora, poi abbasso a 220 e gli ultimi 10 minuti, anche 15, a spiffero. Eccolo qua, lo metto a raffreddare su una gratella e tagliamo poi quando è freddo, in modo che si asciughi per benino. Beh, io direi che è venuto bene, forse dentro leggermente ma poco poco umido, ma credo sia colpa delle olive, oppure dovevo farlo asciugare un pochino di più in forno con lo sportello aperto. Il profumo è buonissimo, l'ho assaggiato, è ottimo, veramente ottimo questo pane, è molto saporito e buono. Bene, amici. Vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ciao ciao.